No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi ho deciso di registrare un video che secondo me potrebbe essere utile a tante, ovvero ho deciso di raccogliere quei prodotti make-up che secondo me valgono veramente la pena, tra quelli che preferisco nella mia make-up collection, ma che per un motivo o per l'altro difficilmente vengono scontati. E quindi in occasione del Black Friday, ce la posso fare, potreste riuscire a trovare con uno sconto vantaggioso. Quindi non troverete per ovvi motivi in questo video tutti i miei preferiti, altrimenti sarebbe un video lunghissimo, probabilmente lo sarà già, ma i miei preferiti che appartengono a brand che difficilmente vanno in sconto. Direi di iniziare subito. Se ve lo state chiedendo, sì, sono in pigiama, abbiate pazienza, quando torna fuoco. Mi ero vestita questa mattina per fare lezione, poi mi sono rimessa comoda col mio pigiama, adesso mi sono guardata allo specchio e ho detto veramente mi voglio ritogliere il pigiama, rivestire, rischiando di macchiare tutta la dolce vita, ho detto no. Ok, rimaniamo così, le ragazze mi capiranno, d'altronde è come se fossimo delle amiche. Pigiama che, se vi interessasse, trovo delizioso e che ho acquistato su Privalia. Spesso le campagne ritornano, quindi tenete d'occhio il sito. Prima di partire con i prodotti make up, ci sono due gift set, quindi set regalo, che ho acquistato molto di recente e che in teoria non volevo farvi vedere perché nella mia idea vorrei farvi poi un video haul con tutti gli acquisti del Black Friday. Però poi mi sono detta che secondo me sono dei set veramente super super convenienti e che vale la pena di acquistare, e non so poi se troverete più perché sono quelle classiche cose che vanno subito sold out. Li ho acquistati entrambi su Look Fantastic con lo sconto del 25%, quindi ve li mostro. Uno è questo gift set di Olaplex. Olaplex è un brand famosissimo per la cura dei capelli, e visto che ho i capelli piuttosto lunghi e voglio prendermene cura al meglio, era da tanto che ero intenzionata ad acquistare questi prodotti. Li trovate in questa bellissima confezione, che è bellissima sia per un regalo ma anche per un autoregalo, e all'interno abbiamo il famosissimo Olaplex numero 3. È una sorta di impacco di maschera che, per quello che ho visto, tendenzialmente si mette prima dello shampoo, lo shampoo, il balsamo e poi la crema da mettere dopo, su capelli umidi, diciamo, per lo styling. Questo è il set, è assolutamente già convenientissimo di per sé. In più, se ci sommate uno sconto, diciamo che è un affare da non lasciarsi scappare. E l'altro set, poi passiamo al make-up, è di Caudalie. Guardate la bellezza, questo è proprio bello come regalo. Abbiamo full size la famosissima Eau de Beauté, questa acqua spray che vedo usare da tante e tutte ne parlano in maniera entusiasta, quindi ero curiosa da tempo. Quando l'ho vista in questo set full size ho detto la acchiappo. Anche questo set vantaggiosissimo col 25% di sconto, non ne parliamo. Ma la cosa interessante è che, oltre all'Eau de Beauté famosissima, abbiamo anche questa maschera al glicolico, una maschera esfoliante, quindi un'esfoliazione chimica che con la mascherina è assolutamente una manna dal cielo, e sono curiosissima perché di Caudalie non ho mai provato nulla. Ed infine la mousse nettoyant, quindi una mousse detergente per il viso, perfetta anche per i viaggi perché ha un formato piuttosto piccolino, ottimo per provare i prodotti e poi eventualmente acquistare le full size. Quindi ci tenevo a farveli vedere perché secondo me sono delle belle idee regalo, e approfittatene per fare regali appunto col Black Friday, ma può essere valido anche per voi stessi. Io li ho comprati per me. Allora, partiamo subito con i prodotti che vi voglio consigliare. Parto con la base, cercherò di avere più o meno un ordine, e vi dico che se avete una pelle segnata, non più giovane, o secca, delicata, sensibile, e quindi volete un fondotinta che vada a idratarvi la pelle o mantenervela idratata, che vi dia un finish radioso, luminoso, sano, nutrito,
e che abbia una coprenza medio-bassa, quindi un effetto second skin molto naturale, non posso che consigliarvi il Light Wonder di Charlotte Tilbury. È perfetto se cercate queste caratteristiche in un fondo, e io l'ho nella colorazione 2, lo dico perché magari molte di voi si ritrovano nelle mie colorazioni. Ha un fattore solare di protezione, una protezione solare 15, e niente, queste sono le sue caratteristiche. Io lo trovo meraviglioso, tra l'altro il packaging è in plastica, elegante, ma in plastica, quindi molto comodo anche per essere portato in pochette, non rischia di rompersi, è sottile, è leggero, veramente bello e comodo, ma al di là di questo è proprio la formula che secondo me è ben riuscita. Se invece volete una coprenza maggiore, perché magari avete dei rossori o avete delle imperfezioni che volete andare a coprire, delle macchiette, vi serve una coprenza un po' più alta, un altro fondotinta ottimo che difficilmente va in saldo è questo di IT Cosmetics ed è la famosissima CC Plus, la CC Cream. Il nome potrebbe trarre in inganno perché potremmo pensare a una coprenza molto molto leggera, un velo di colore sulla pelle. Assolutamente no. È un fondotinta a tutti gli effetti ed anche molto coprente. Io l'ho nella colorazione Fair, ma vi dico la verità, è molto 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 chiara. Se tornassi indietro acquisterei la Light. Ha l'erogatore a pump, anche qua packaging molto molto comodo, sì, ripeto, anche questo è in plastica, quindi si può portare tranquillamente in viaggio quando si potrà. Non è proprio un full coverage, ma una coprenza alta, e si stende tuttavia molto molto bene con le mani, con la blender, col pennello, quindi nonostante quest'alta coprenza si riesce a gestire con estrema facilità e a me piace tanto. Questa è la versione classica. Esiste anche una versione oil free verde acqua per pelli più grasse e una illuminante, ma la illuminante la sconsigliano tutti perché dicono avere delle particelle piuttosto visibili, quasi dei mini glitter. E io non le ho mai provate, però vi dico che anche io, che ho una pelle mista che tende a lucidarsi nella zona T, questa la riesco ad utilizzare tranquillamente, non mi fa lucidare eccessivamente, assolutamente. Super consigliata. Il terzo ed ultimo fondotinta di cui vorrei parlarvi è un fondotinta che consiglio a chi ha una pelle mista come la mia, che tende a lucidarsi nella zona T, o a una pelle grassa. E si tratta di un fondotinta di Dior. Dior in realtà si trova in sconto durante l'anno sui vari siti, Sephora spesso fa il 20%, però essendo un fondo molto costoso, se trovate una percentuale di sconto maggiore, vi consiglio di approfittarne. Del brand Dior, questa è la linea Forever e io l'ho nella colorazione 1,5 neutral. Questo invece è un pack decisamente più lussuoso, più pesante, proprio da tenere esposto in vetro, satinato, molto bello, minimal, elegante, chic, ma al di là di questo devo dire che è un fondotinta che io amo perché fa proprio effetto pelle di porcellana, sembrate una bambolina, fa effetto filtro Instagram, è meraviglioso, ha una tenuta lunghissima, io ricordo che l'ho utilizzato durante una gita scolastica truccata alle 5 del mattino, arrivata sera distrutta, ma la base era impeccabile, il fondotinta c'era tutto, è incredibile, sulla mia pelle lavora benissimo, è veramente un prodotto di altissima qualità. Quindi questi tre secondo me possono incontrare un po' tutte le esigenze e mi sento veramente col cuore di raccomandarveli. Per quanto riguarda le ciprie non ho nulla da segnalarvi perché vi direi quella di Charlotte Tilbury, ottima, però sinceramente ripeto io la trovo uguale a quella di Nabla che si trova in sconto quasi sempre su Sephora. Spessissimo c'è il 20% che si applica anche a Nabla, di base non ha un costo esorbitante, quindi non ho ritenuto opportuno di inserire nulla qua. Per quanto riguarda i correttori, invece un brand che difficilmente fa sconti e non so neanche se li farà durante il Black Friday, però nel caso io ai nuovi correttori di Clio darei una chance, a me piacciono moltissimo perché sono estremamente sottili, non si vedono, sono impercettibili.
Quindi, nonostante non abbiano un'alta coprenza, quindi ogni tanto lasciano intravedere un po' l'occhiaia, non è un problema, preferisco che si veda un po' l'occhiaia per me, per quelli che sono i miei gusti, ci mancherebbe, piuttosto che avere uno strato spessissimo, un correttore molto spesso che si va a coprire, però si vede e magari vi regala anche qualche anno in più. Invece questo, ripeto, è molto leggero, molto sottile, è proprio la parola giusta. Consiglio però, piccola tip, a chi ha il contorno occhi molto secco e segnato, non andate sopra con la cipria. Non è il caso, a volte neanche io la metto, eppure un contorno occhi tutt'altro che secco, e sta lì dove lo metto. Quindi non è il caso di andare ancora con una polvere sopra, si autosetta già lui. Quindi per chi magari ha un contorno occhi, una palpebra particolarmente oleosa, sia la cipria. Per chi invece ha un contorno occhi secco, niente cipria. Ma dategli una chance, perché secondo me è una buonissima formula. Vi segnalerei anche quelli di Pat McGrath, ma non lo faccio per onestà. Perché quando li ho acquistati, li ho provati qualche volta e ricordo che mi piacquero tantissimo. Però poi in estate, non avendo colorazioni adatte, ho usato altri prodotti. Adesso mi sono concentrata sull'uso di questi di Clio e ho rispolverato lo Stay Naked usando quel fondotinta, quindi non li provo da mesi e onestamente non mi sento di descrivervi le caratteristiche. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la base viso, per quanto riguarda le terre, sinceramente mi sento di consigliarvi anche qui un brand piuttosto costoso ed è Dior, della linea Dior Backstage, questa palettina. Io l'ho usata tanto, conto di ritirarla fuori. Avete più colori, quindi in base al livello di abbronzatura ve la potete giocare, miscelando magari la polvere chiara con una delle altre, oppure usandole anche tutte e quattro assieme. Bella anche sugli occhi per un trucco molto veloce, per fare giusto un po' di sfumatura al mattino. Trito finissimo, si fondono, non fanno macchia. Spettacolare! Anche la terra di Charlotte Tilbury mi sta piacendo tantissimo, ve la segnalo. E della stessa linea, già che ci siamo, vi faccio vedere gli illuminanti. Meritano, meritano tantissimo. Io possiedo questa, che è la 2 Glitz, che ho usato nell'ultimo Get Ready With Me, e possiedo anche la numero 1. Entrambe mi piacciono molto, tanto che io stessa ero tentata dall'acquisto di un nuovo quad che mi tenta parecchio, quello sul rosato, però mi sembra uno spreco, quindi penso che mi asterrò dall'acquisto. Però se non le avete ancora provate queste polveri, questi illuminanti, sceglietene uno che può fare al caso vostro e provateli, vedrete che non ve ne pentirete. E poi le polveri che assolutamente vi consiglio sono queste di Hourglass. Ora, io ho portato questa palettona da 6 a rappresentanza, ma anche le cialde singole, anche i quad, anche queste da 6, ma provate queste polveri perché sono uniche nel loro genere. Sono veramente sottili e finissimi, al pari di quelle di Charlotte Tilbury e di queste della linea Dior Backstage, ma un po' più luminose, non so come potervele descrivere, dovrete provarle, finché non le provate è difficile capire. Sono polveri che sicuramente si adattano anche a una pelle più segnata e matura e secca soprattutto, ma ripeto, anch'io le ho da tempo ormai, da anni, e mi sono sempre piaciute tantissimo. Quindi a maggior ragione, se avete queste caratteristiche, ma nulla vieta di usarle anche se siete giovani. Bellissime, bellissime. Ancora due blush, poi ci spostiamo sugli occhi. Due blush che mi sento assolutamente di consigliarvi, di brand che difficilmente vanno in sconto. Apro e chiudo parentesi. Se siete interessati al brand Charlotte Tilbury in particolare, vi rimando a un video che ho girato poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, dove vi mostro i prezzi e le caratteristiche di ogni singolo prodotto. Quindi non vi parlerò dei blush e degli altri prodotti di Charlotte Tilbury, ho giusto una cosina, poi vedrete.
Per i blush di MAC, a parte che tutti i blush di MAC sono meravigliosi, di ottima qualità, e poi ce ne sono diversi, quindi a seconda delle caratteristiche che ricercate è impossibile che non troviate qualcosa di vostro gusto. Ma di tutta la linea MAC vi segnalo in particolare questa uscita piuttosto recente, perché è dell'anno 2020, se non sbaglio, correggetemi, sono i Glow Play Blush. Questi blush effetto bouncy, lasciateli in pronta se schiacciate, dall'effetto strepitoso sulla pelle, si fondono veramente con la pelle, sembra che non abbiate applicato nulla, ma che sia il colorito naturale delle vostre gote. Stratificabili, potete giocare se vi piace un colore appena accennato molto naturale o un colore un po' più marcato ed evidente. Bellissimi, questo che ho qua è grande, ma ve ne ho portato uno, ne possiedo tre e tutti e tre mi piacciono tantissimo. Quindi, se siete curiosi di provare la formula, questa potrebbe essere l'occasione. E l'ultimo è un amore dell'anno scorso, ho amato questo blush alla follia per la sua qualità, differentemente dalle polveri Hourglass e da questo che non ha perle all'interno, però ha un effetto ugualmente luminoso, questo è opaco. Ed è di Laura Mercier e appunto sono i Blush Color Infusion e questo è nella colorazione rosé. È l'unico che possiedo, ma mi piacerebbe acquistarne in altre varietà colore perché la qualità di queste polveri è fantastica. E rosé, specialmente in inverno, su un incarnato chiaro come il mio, è perfetto perché fa proprio l'effetto guanciotte arrossate dal freddo. Bellissimo, di una finezza, di un'eleganza meraviglioso, non so che altro dire. E se trovate degli sconti che si applicano anche a Laura Mercier, questa linea di blush non lasciatevela scappare, provatene uno, vedrete che vi piaceranno molto. Così come, e così ci colleghiamo e passiamo agli occhi, se trovate il kit regalo natalizio degli ombretti in stick, sempre di Laura Mercier, io li avevo acquistati l'anno scorso, sono una bomba. Una volta che li applicate, li sfumate, poi non si schiodano più per ore e ore e ore. Potete applicarli al mattino presto e struccarli veramente a mezzanotte. Sono fantastici, non hanno bisogno di primer, colore pienissimo. Ottimi, ottimi, ottimi. E l'anno scorso appunto erano un po' più corti in una mini taglia in una box. Penso che la ripropongano anche quest'anno, tenetela d'occhio. Per quanto riguarda le palette, c'è su Sephora un kit che contiene la ormai quasi introvabile Sultry. Se ve la siete persa, rimediate, potrebbe essere l'ultima occasione perché, ripeto, ho dato un'occhiata sui siti, non si trova più, ma c'è questo set che oltre alla palette contiene qualche altro prodottino di Anastasia, naturalmente se vi possono piacere i colori, ma sono colori molto neutri che secondo me stanno bene a tutti. Abbiamo dal classico panna a un taupe da transizione, un grigio, un nero, un marrone più intenso e un sacco di colori vibranti, luminosi, perfetti per le feste. Abbiamo rose quartz che è questo bel rosato, abbiamo un dorato, abbiamo un marrone teak luminosissimo. Guardate, è una palette stupenda a mio avviso. L'unico colore un po' particolare è questo, che però sfumato con i marroni è meraviglioso, è veramente bello. E è una palette stupenda, dalla qualità ottima. È inutile, lo sappiamo che i prodotti di Anastasia spolverano parecchio in cialda, però io non ho mai avuto problemi di fallout con i suoi prodotti. Sapete che io faccio sempre prima la base e solo in un secondo momento gli occhi, non mi hanno mai dato problemi. Anastasia è uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda le palette occhi, non mi ha mai deluso e ci tengo a sottolinearvi in particolare questa perché, ripeto, poi può essere che non la troviate più e sarebbe un grosso peccato. Ma se non vi piace, io vi posso consigliare la Soft Glam tra le mie preferite. Se vi piacciono più i toni violacei, lilla, la Norvina, ma in questa edizione. Oppure la Jackie Aina, meravigliosa. E l'ultima, non per importanza, che anche questa però non so se si trova più, è la palette uscita in collaborazione con Amrazy. Ha anche due glitter stupendi, adattissimi al periodo al quale andiamo incontro, quindi Anastasia, per quanto riguarda le palette occhi, è assolutamente un brand da tenere d'occhio.
Natasha Denona, arriviamo a lei. Ora, sapete il rapporto che ho con le palette di Natasha Denona e molte di voi nei commenti mi hanno dato ragione, altre no, ma non perché io sia bugiarda o chi mi scrive diversamente la sia. È che siamo tutti diversi, abbiamo una palpebra diversa, c'è chi l'ha più segnata, meno segnata, più oleosa, più secca, chi più ne ha più ne metta, quindi è normale che non tutti i prodotti performino allo stesso modo. Su di me, gli ombretti di Natasha, ormai ho diverse palette, posso dirlo con certezza, quelli opachi funzionano a meraviglia. Si sfumano in un attimo, fanno il make-up da sole, durano nel tempo, sono belli pigmentati, non fanno fallout, sono perfetti. Ma gli shimmer, a seconda della formulazione, su di me non durano niente, si spostano, nonostante metta un primer, a distanza di diverse ore vanno nelle pieghe e perdono tantissimo di intensità, diventano proprio sciapi, non hanno più quel bel effetto vibrante che hanno appena applicati col polpastrello. Quindi per me questa è una caratteristica che devo segnalare perché si tratta di palette molto costose. Trovo che ad esempio gli shimmer di Mulac su di me performino molto molto meglio o quelli di Anastasia. Questo è, ve lo devo dire per onestà, quindi il mio consiglio, proprio come se parlassi a una mia cara amica che vuole provare il brand, direi provate prima una piccolina e vedete come funzionano i colori su di voi. Alcuni dicono che la qualità sia diversa, io questo non l'ho mai riscontrato, sono sincera, i finish sono diversi, quindi è logico che magari c'è un colore più burroso e vibrante e uno meno, ma non perché sia piccolina, proprio perché cambia la formulazione, secondo me. Tra le due piccoline che ho, quella che più mi piace è la Mini Star, perché trovo sia molto completa, me la sono portata spesso in viaggio perché riesco a fare un look completo. Come vedete ha due colori opachi, ha questo bel colore che nella piega è perfetto, questo bel marrone scuro intenso, ottimo per scurire la via esterna o fare un halo, e poi a seconda di come siete vestite, del vostro umore, di quello che vi va, potete scegliere tra questo bellissimo oro, questo rosa che molto spesso vado a scegliere e questo duochrome che ricorda un po' Club di MAC. Bellissimo, quindi capite che potete fare con soli 5 colori look molto diversi tra loro e mi piace molto, trovo che la qualità sia piuttosto buona di questa, quindi buttatevi prima su una piccolina e poi se su di voi performano bene potete buttarvi su una grande, questa è la mia opinione. Poi altro brand oltre Anastasia e oltre Natasha Denona che va in sconto rarissimamente è Charlotte. Non ve ne parlo perché, ripeto, ve ne ho parlato in quel video, ma in quel video non c'era ancora, perché non l'avevo ancora acquistata e testata, la palette uscita in edizione limitata per il Natale, che è la Bejeweled Eye to Hypnotize. Trovo che abbia una formula diversa rispetto agli altri due pod che possiedo. Una formula più performante, più scrivente assolutamente, gli shimmer sono una cosa sensazionale, lunga durata, zero fallout, veramente rasentano la perfezione. Il pack non è il massimo, diciamocelo, poteva essere un po' più, un po' meno cheap, però i colori sono fantastici. Abbiamo già ricreato un look con i quad marroni nello scorso video, vorrei farvi nei prossimi video una full face Charlotte con tutti i prodotti Charlotte Tilbury, dal fondotinta al correttore sino ad arrivare ai rossetti e alla palette occhi, e vorrei usare i due tri centrali più rosati. Alcuni di voi mi hanno detto che gli interesserebbe, quindi lo faremo assolutamente nei prossimi video, ma così prendetela, è ottima, veramente ottima, meglio dei quad assolutamente usciti finora. Mi piacerebbe prendere l'ultimo, Fire Rose credo si chiami, perché pare che abbia la stessa qualità di questa palette. Altro brand che non si sconta facilmente è Huda. Tra le palette Huda che ho, mi sento di consigliarvi, per mio gusto, tra le palettine più piccole, la Nude Medium che ho usato tanto, che vi ho fatto vedere già diverse volte sul canale e che mi piace tanto. Anche questa la trovo piuttosto completa, riesco a ricreare tranquillamente un look solo con lei, belle polvere, bei colori che incontrano appunto il mio gusto.
E l'altra che mi sento di consigliarvi è la Mercury Retrograde. Vista così non diceva granché. Poi, viste tutte le recensioni fantastiche, ad Aosta, Natale scorso con Dani, sono andata a toccarla con mano da Sephora. L'ho comprata. Bellissima. Bellissima, bellissima, non vi voglio accecare. Questi sono i colori, ripeto, sembrano un po' sciapini visti così, ma sono fantastici. E questi shimmer sono una bomba e potrebbe sembrare più primaverile, forse sicuramente la è, però in realtà ci sono questi due dorati che secondo me per le feste sono bellissimi e questi due colori sono scuri, quindi per una cena, una serata, un'occasione serale sono bellissimi tutto l'anno. Comunque a me questa piace, se vi piacciono i lilla, i rosa, gli shimmer, prendetela in considerazione. Tra quelle che possiedo di Huda sono le mie due preferite. E ultimo brand di cui vi parlo per quanto riguarda gli occhi è Pat Negra. La palette che più sfrutto tra quelle che ho, ve lo dico col cuore in mano, non è una delle Mothership, ma quella che uso di più è questa. L'ho consigliata anche ad alcune di voi che mi hanno scritto ed è la Subliminal Platinum Bronze, che su Sephora mi avete scritto è sold out, dateci comunque un occhio, però c'è sul sito ufficiale, tra l'altro è già scontatissima e a questo prezzo già scontatissimo potete aggiungere lo sconto Black Friday, quindi veramente prendetela in considerazione. Scusate, c'è rumore, stacco anche il telefono, ma stanno facendo i lavori qui fuori. Vi dicevo, perché una delle mie preferite? Perché ha dei colori neutri, è un bello specchio, è bellissima come estetica, ma ha tutti dei colori shimmer che magari così non vi diranno granché, ma io vi assicuro che quando sono in velocità ne prendo uno a caso col polpastrello, lo applico sulla palpebra, sfumo un po', ho fatto il make up. Sono uno più bello dell'altro e si adattano perfettamente a qualsiasi outfit indossiate. Qualità ottima, durata ottima, zero fallout, è meravigliosa per quanto mi riguarda. È una di quelle classiche palette, a mio avviso, sottovalutate, ma che poi una volta acquistata sfrutterete tantissimo, ve lo assicuro. Per quanto riguarda le Mothership, se siete interessate a quelle, ho girato un video. Invece l'ultima uscita, la Mega, la sto ancora testando. Però diciamo che è una figata, passatemi il termine, se amate i colori pazzi, luminosi, vibranti. Ma se invece vi piacciono look sì eleganti, sofisticati, ma piuttosto sobri, e soprattutto avete poco tempo, quindi volete qualcosa da poter sfruttare nella quotidianità, questa è la scelta giusta. Ed infine, non per importanza, vi voglio parlare delle labbra. Non troverete qua matite labbra, perché sì, ce n'è di valide sicuramente, però vi dico la verità, io mi trovo da Dio anche con quelle di Kiko, con quelle di Neve, le pastello, quindi secondo me non è un prodotto per il quale secondo me è necessario investire chissà quanti soldi. Nulla vieta che se potete permettervelo, avete la curiosità, potete farlo, però se volete un consiglio investite su altro, ci sono tantissime matite labbra ottime a poco prezzo. Per quanto riguarda i prodotti labbra, se appunto Clio farà i saldi, io vi consiglio i suoi prodotti. Il Coco Love Tutu lo sto amando tantissimo, lo uso quasi quotidianamente, lo sto già consumando, perché ripeto, se avete le labbra secche, questi Coco Love sono una manna dal cielo, anche sotto la mascherina, perché tengono le labbra belle, morbide, idratate, sono veramente idratanti, sono veramente dei balsami labbra, non vi danno solo la sensazione di esserlo, ma avete proprio un effetto che poi dura nel corso delle ore e vi dà anche un po' di colorito, quindi ottimi. Mi piacciono tantissimo anche i suoi rossetti, per me la formulazione dei suoi prodotti labbra è incredibile. Vi ho portato uno dei miei preferiti, che è Sei Mio, questo bel marroncino nude, e mi piacciono tantissimo anche i suoi rossetti liquidi, ad esempio Nude Sunday è uno di quelli che quando proprio non so cosa mettere prendo, perché sta bene con tutto. Altro brand che difficilmente sconta e di cui cosa sto dicendo? I rossetti di questo brand mi piacciono tantissimo ed è Natasha Denona. Qua ho dei I Need a Nude Allison, e anche qua abbiamo un nude
stupendo, ma è bella la formulazione perché sono rossetti scorrevoli, ma che poi mi fanno sentire sicura perché non vanno in giro, colore pieno, bel effetto alle labbra, fanno quasi un effetto plump, sembrano belle morbide, labbra da baciare, bellissimi, bellissimi. Provatene uno se fate un ordine con gli sconti. Poi, a parte Charlotte Tilbury, non ve la nomino neanche, ma lo sapete che i Matte Revolution sono fenomenali per quanto mi riguarda. Anastasia, Anastasia tutta la vita, soprattutto in questo periodo storico, sono tra i rossetti che durano di più in assoluto. Sulle labbra in questo momento ho Rosewood. Non lo considero nude perché per me è piuttosto scuro, ma è talmente elegante che mi sento tranquillamente di indossarlo anche di giorno per fare lezioni, per fare delle riunioni. Bellissimo. E bellissimi tutti, dipende qua dal colore. Tra i miei preferiti, ripeto, Rosewood, che è questo. Si era spenta la videocamera, come sempre. E Spice, che invece è un color più mattone, cannella. Molto belli entrambi. Ma ci sono anche dei nude meravigliosi. Io ne ho tanti, ne ho diversi. Sono una formula che personalmente apprezzo tantissimo. Forse per il periodo storico vi direi questi o quelli di Charlotte Tilbury. Perché, ripeto, quelli di Clio e quelli di Natasha sono meravigliosi, ma sono un po' più morbidi. Questi, i Matte Revolution, hanno proprio un effetto quasi tattoo sulle labbra e sembra di non avere nulla, non li sentite. Fate anche fatica a muovere le labbra l'una contro l'altra, per capirci. MAC va da sé. Tra i rossetti liquidi non vi mostro granché perché i miei brand preferiti non sono brand molto costosi o che non vanno mai in sconto. Ad esempio mi piace tantissimo, ripeto, Clio, ve l'ho accennato, e Mulac tantissimo, e Jeffree Star. Jeffree Star per le labbra secondo me è da tenere in considerazione. Uno dei miei rossetti in bullet preferiti, lunghissima tenuta, è Thick as Thieves, vi scrivo tutto poi giù in info box, che è questo marrone. Profumo delizioso, colore veramente da volare via, come direbbe Giulia Cova, bellissimo. Se fate un ordine in un sito dove vendono Jeffree Star, a me non piace lui come personaggio, sia chiaro, però questo rossetto è l'unico che possiedo in bullet suo, merita, proprio per il colore e la formula, al di là del personaggio, merita. E vi voglio anticipare anche una combo labbra che in questo periodo io uso sempre, mi piace tantissimo, mi piace l'effetto un po' labbra più piene, più grandi, più voluminose. Come lo ottengo? Contornando con una matita leggermente più scura del mio colore naturale e per farlo ultimamente sto utilizzando Spice di MAC, quindi sbordo ma leggermente, copro giusto il vermiglio, diciamo. Faccio bene il mio contorno labbra e poi vado a riempire con sempre di Jeffree Star Celebrity Skin, che invece è un po' più chiaro e si forma questo gradient che fa questo bell'effetto plump stupendo. E poi è una combo che va benissimo anche se indossate per tante ore la mascherina perché non si muove di lì, ve lo assicuro. Quando uso questa combo invece e lavoro da casa, quindi non devo indossare la mascherina, mi piace tamponarci ulteriormente sopra un po' di gloss, lì proprio ciao. Wow, è proprio la morte sua. Però se indosso la mascherina, lo step del lucido lo evito. Vi segnalo anche questi due, questa combo in anticipo, ve ne riparleremo poi nei preferiti del periodo, perché può essere interessante, visto che Jeffree Star difficilmente va in sconto e anche MAC. Basta ragazze, questo è tutto. Spero che questo video vi abbia fatto piacere. Datemi il vostro feedback, fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e come vi siete trovati. Fatemi sapere quali sono i vostri consigli per me, cioè cosa mi consigliate di provare assolutamente. Io vi mando un grosso bacio, grazie per la pazienza, grazie per avermi tenuto compagnia e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. No.